richiesta delle opposizioni, il Consiglio regionale si è riunito in sessione straordinaria sull'ospedale oftalmico di Torino. L'Assemblea ha bocciato due ordini del giorno, rispettivamente di Forza Italia e Scelta Civica, che chiedevano di non smembrare il nosocomio. In occasione della 65esima giornata nazionale, che si celebra l'11 ottobre, l'Assemblea ha ricordato le morti bianche in Piemonte, con la lettura dei nomi delle vittime e un minuto di silenzio. Il Consiglio ha poi iniziato l'esame del disegno di legge di riordino delle province. Il provvedimento prevede il ritorno in capo alla Regione di alcune materie come l'agricoltura, la formazione professionale e le politiche sul lavoro. Si è aperta a Palazzo Lascaris con la giornata formativa per insegnanti la 35esima edizione del progetto di storia contemporanea, bandito dal Comitato Regionale Resistenza e Costituzione. Tra le novità di questa edizione la possibilità di utilizzo delle tecnologie digitali. È aperta fino all'8 novembre al Museo Leone di Vercelli la mostra L'Alba delle Autonomie. 11 volumi originali di statuti medievali introdotti da 10 pannelli esplicativi ed è un video che ne illustrano l'importanza storica. A 50 anni dalla morte di Arrigo Frusta, uno dei primi e più importanti sceneggiatori del cinema muto italiano, il Consiglio con il Museo del Cinema e il Centro Studi Piemontesi ne omaggia la memoria con un'esposizione nella Biblioteca della Regione, fino al 22 novembre. Stupire, incuriosire e coinvolgere il pubblico attraverso le opere artistiche. È l'obiettivo della mostra I Bianchi per Caso raccontano. Fino al 10 novembre all'ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio.